Partiamo dalla storia di questa grandissima donna che io ho conosciuto da ragazza, perché quando ho avuto la mia fase di innamoramento per Ernest Hemingway, leggevo tutto, a un certo punto incontro questo libro, Per chi suona la campana, che è dedicato a tale Martha Gellhorn. Allora non sapevo chi fosse, più tardi lo scoprirò ed è stata una figura per me anche di ispirazione. E non solo perché appunto è stata la più grande reporter di guerra del Novecento, i fronti li ha visti tutti, dalla guerra civile in Spagna all'Italia durante la seconda guerra mondiale, è sbarcata sulla spiaggia in Normandia, è stata in Finlandia, è stata in Cina, e poi più tardi andrà anche in Vietnam, insomma una vera, bravissima, serissima reporter, coraggiosissima reporter di guerra che giustamente pensava che i giornalisti per poter raccontare i fatti dovessero andare a vederli, dovessero andare a toccare con mano. Ma è stata anche una grandissima donna che in tempi in cui era difficilissimo per una donna che volesse avere sia una carriera che una vita personale, affettiva libera, era quasi impossibile. Martha Gellhorn è nata nel 1908 nel Missouri, negli Stati Uniti, potete immaginare, la sua famiglia era molto aperta, ma insomma, andare via 21 anni da sola, andare a Parigi, nella Parigi degli anni 30, è diventata l'amante di un uomo, un intellettuale molto influente, ha avuto un sacco di uomini, un sacco di relazioni. Anche in relazione a livello proprio di rapporti professionali e di amicizia, è stata molto amica della moglie del presidente Roosevelt, Eleanor, beh, ha avuto anche un marito famosissimo, che insomma, un matrimonio molto burrascoso, e diciamo che ha insegnato a me, non solo come si fa bene il giornalista di guerra, ma anche come essere una donna determinata, autonoma, che non incappasse in un matrimonio che, come scrive a pagina 21 Martha Gellhorn in una lettera alla sua amica Eleanor Roosevelt, che dice: ma il matrimonio è anche una brutalizzazione. Ecco, oggi per fortuna le cose sono molto cambiate, ma anche le giovani ragazze devono continuare ad avere dei modelli a cui ispirarsi. Martha Gellhorn lo è, e soprattutto quando dice che le donne possono avere tutto. Tu continui a ripetere una bugia over and over e la ripeti e la ridici e la ripeti e a un certo punto diventa una verità. Vero. E l'abbiamo capito, diciamo, in modo inequivocabile durante i 4 anni di Donald Trump, per esempio, il più grande bugiardo seriale della storia degli Stati Uniti. Lui twittava, ma se non mi ricordo più, centinaia di tweet al giorno, centinaia di fake news. Ecco perché è importante, come dice anche Jacques, noi giornalisti abbiamo il dovere della verità, abbiamo il dovere di andare a vedere i fatti e poi di raccontarveli nel modo più serio e onesto possibile. Ci sono delle regole deontologiche per i giornalisti che devono essere osservate. Non è che, perché io spesso oggi ho l'impressione che, ma sì, uno si ha fatto l'attore, poi dopo fa il giornalista, poi dopo anche no, poi. Ma no, ognuno deve fare il mestiere che sa fare e per cui è stato formato. Allora, oggi quello che noi notiamo è che anche le grandi testate giornalistiche investono pochissimo, parlo per l'Italia, ma non solo, investono pochissimo per formare, per esempio, inviati di guerra o in generale dei giornalisti solidi. È chiaro che tu puoi diventare un giornalista solido intanto studiando, avendo qualcuno che ti insegna a fare questo lavoro, questo mestiere, poi ci sono l'esperienza, è ovvio che ci vuole anche l'esperienza e poi ci vuole una grande schiena dritta, poi magari un giorno sarai un po' più curvo, un altro sarai drittissimo, non è che siamo sempre perfetti, ma almeno avere dei fari, avere delle regole deontologiche che ci sono chiare in testa e che cerchiamo di rispettare. E questo è un po' il minimo che voi dovete pretendere anche da noi giornalisti. E questo non è cambiato, non è cambiato, era così ai tempi di Martha Gellhorn, è così ai tempi nostri e così sarà così anche in futuro. E lo sarà sempre di più, perché come vi dicevo prima, oggi è
ancora più difficile distinguere l'informazione dallo spettacolo, l'informazione dalla pubblicità. Vi arriva, avete l'impressione con il vostro smartphone di avere il mondo in mano. In realtà non sapete niente. Pensate di sapere tutto, non sapete niente. Siete sui social e avete un'informazione mirata che mira voi, te Beppe Severgnini, te Michela Giraud, tu ricevi esattamente quello che vuoi sentirti dire, se vuoi veder letto, vuoi veder scritto. Insomma, almeno io dico, il sistema scolastico italiano riuscirà a capire rapidissimamente che devono insegnare ai bambini da piccoli ad avere a che fare con le cosiddette nuove tecnologie, i nuovi mezzi di comunicazione, visto che sono nativi digitali, no? Hanno una dimestichezza con questi nuovi strumenti incredibile. Ma dobbiamo anche metterli in guardia dai rischi, dai pericoli. È uno dei modi per riuscire a contrastare le fake news è quella di affidarsi al giornalismo serio, ai giornalisti affidabili. Questo è credo, l'arma più potente che voi avete in mano e noi dobbiamo essere consapevoli della bellezza e della responsabilità del giornalismo. Noi ci proviamo, no? Grazie a tutti. Io vi ringrazio.